Cavese esce sconfitta in casa dalla Nuova Gioiese nel giorno della prestazione più brutta offerta dalla squadra di Chietti al Simonetta Lamberti, soprattutto nel primo tempo e proprio nella settimana del ricordo di Catello Mari. La squadra ospite, già meritatamente salva, si è dimostrata quadrata e compatta al punto che i metelliani non sono riusciti a batterla come avrebbero sperato. I gol di Crucitti, arrivato in circostanze davvero fortuite dalla bandierina del corner, non è stato recuperato dai bianco-blu che, nonostante un buon finale di partita, si sono arresi. È la Cavese che va vicina al gol per prima dopo due minuti di gioco, azione di De Rosa, tiro di Cosmo Palumbo e respinta di Panuccio su un successivo tentativo di Pisani, ma al quarto minuto la Gioiese è pericolosa, traversone di Crucitti e deviazione di Parisi che per poco non fa autogol. Al 24esimo i calabresi attaccano ancora, Castellano tira e trova il corpo di Montagna, poi Bugatti si procura un angolo sugli sviluppi del quale è il difensore Cassaro che tenta il gol di tacco. Al 34esimo il gol dell'1-0 della Gioiese è piuttosto fortunoso, calcio d'angolo battuto da Antonio Crucitti, il pallone prende un effetto a rientrare e viene spinto dal vento alle spalle di De Luca che rimane sorpreso. Dopo una parata di De Luca su un tiro più insidioso dello stesso Crucitti è la Cavese a reagire. Al 37esimo c'è un tiro di De Rosa che Panuccio non trattiene, subentra Pisani che si fa anticipare dal portiere, poi Cosmo Palumbo tira troppo debolmente e non può mettere in difficoltà Panuccio. Nella ripresa la Cavese mostra tanta buona volontà ma non riesce a battere l'organizzata retroguardia dei Viola, anche se al 10° minuto De Rosa coglie un palo di testa. Il finale della Cavese comunque meriterebbe un gol, anche se questo non arriva. Al 38esimo Panuccio fa il fenomeno sul tiro ravvicinato di Cosmo Palumbo, ma un minuto più tardi Cassaro salva su conclusione di Manzi e al 42esimo Castellano rimedia sul tiro di Cosmo Palumbo. Panuccio è miracoloso ancora su De Rosa a ridosso del 90esimo e in zona recupero continuo tira ma trova proprio De Rosa sulla traiettoria, è segno che per la Cavese non è giornata. Vince la Gioiese che lascia i metelliani a bocca asciutta. Che probabilmente alla vigilia non avrebbe immaginato di conquistare qui a Cava, una vittoria insperata. Ma sì, sicuramente noi eravamo consapevoli che questo era un campo molto difficile, è logico che non era una vittoria preventivata, però noi eravamo forti delle prestazioni che sono avvenute quando giochiamo fuori casa. Siamo passati in vantaggio a Torre Annunziata negli ultimi periodi, a Battipaglia pure, vincevamo la partita, poi l'abbiamo persa al 98esimo, quindi ritengo che la squadra mia sia una squadra che in trasferta forse si esprime meglio che in casa, ci sono più spazi, c'è più profondità per i nostri attaccanti che hanno queste caratteristiche e quindi noi ci esprimiamo meglio fuori casa. Diciamo, ecco, col minimo sforzo avete ottenuto il massimo risultato, questo non penso che può condividere questa analisi, perché la Cavese ha avuto anche molte palle per riequilibrare le sorti dell'incontro, non è riuscita a sfruttarla al meglio, però complimenti per aver mantenuto, ecco, con freddezza fino alla fine la tranquillità mentale necessaria. Ma guardi, noi, il nostro campionato è stato caratterizzato da tantissime partite dove noi abbiamo creato 7, 8, 10 occasioni da gol e abbiamo pareggiato o abbiamo perso, specialmente nelle partite in casa.
per questo. Di oggi è stata una partita dove abbiamo creato delle occasioni, perché le abbiamo create, specialmente sui calcio d'angolo, su delle palle inattive, abbiamo creato delle occasioni. Certo, di fronte avevamo una squadra forte e quindi questo non ci ha consentito magari di poter creare quelle occasioni da gol che si creano in altre frangenti. Potevamo nel secondo tempo forse cercare di più di chiudere la partita, questo non l'abbiamo fatto, ci siamo rintanati un po' dietro per cercare di mantenere il risultato, però in alcuni casi certe volte ti va bene, alcune volte va male. L'ultima battuta, ecco, ormai il campionato volge al termine, un giudizio su quest'anno giocato dalla Nuova Gioiese. Ma secondo me noi abbiamo compiuto un miracolo. Abbiamo compiuto un miracolo perché abbiamo fatto un campionato nella prima parte strepitoso, nella seconda parte abbiamo purtroppo pagato tanti problemi a livello di giocatori, infortuni, squalifiche, la rosa era ristretta, tanta gente non ha fatto questo campionato e quindi eravamo una matricola veramente nel vero termine della parola, e questo ha fatto sì che l'inesperienza e in alcuni casi l'ingenuità non ci ha consentito di avere qualche punto in più per raggiungere un obiettivo che non era preventivato e che era, secondo me, una cosa straordinaria per la nostra squadra. O anche per semplificare il tutto, anche se forse il riguardoso per tutti i giocatori, la sintesi di questa partita è i due portieri, l'errore di De Luca per la Cavese e una strepitosa parata invece dell'estremo difensore della Nuova Gioiese per invece annullare il tentativo della Cavese di pareggiare. Sì, diciamo che mi dispiace per il collega, però forse è stato un po' ingannato dal vento, che nel primo tempo era abbastanza forte, poi forse nella ripresa un po' è calato, però la traiettoria si è vista anche dalla porta mia, che è stata un po' rallentata. Certo, sono contento poi di aver contribuito alla vittoria con quella parata e va bene così, diciamo. Dicevamo col tuo allenatore che ormai il campionato sta per chiudersi e che il bilancio è più che soddisfacente per voi, per quello che avete fatto. Sì, sicuramente un bilancio positivo, perché al primo anno fare 48 punti ancora a due partite al termine è un bilancio abbastanza positivo, quindi ci spiace perché potevamo fare di più se magari in fase conclusiva eravamo più cinici, però ci accontentiamo di questa posizione e vediamo di cercare di fare qualche altro punto per... Il mister è stato diplomatico dicendo che è venuto a Cava, non si aspettava, ecco, di poter vincere questa sfida, però ovviamente voi fuori casa siete sempre stati molto concreti, spesso non avete raccolto quanto seminato, oggi vi è andata bene. Sì, oggi sì, noi, infatti il mister ci dava pure un po' la partita, ci ricordiamo la partita di Torre Annunziato, abbiamo fatto una grande partita, soprattutto al primo tempo, lì... Purtroppo non è andata nello stesso modo, anche per una disattenzione mia, e abbiamo spianato la strada al Savoia, altrimenti lì anche potevamo fare il risultato. Qui oggi, certo, abbiamo trovato una Cavese agguerrita ed è stato molto ma molto duro, infatti nel secondo tempo hanno avuto tante occasioni. Vabbè, grazie. Mister Chietti, ci troviamo ad analizzare una sconfitta, ci siamo mangiati un sacco di occasioni sotto porta, molte. In un'occasione è stato un miracolo del portiere, per il resto. No, è più occasioni, miracolo del portiere. Forse nel primo tempo potevamo sfruttare con Pisani una palla clamorosa che ha ciccato, ha calciato piano. Però primo tempo c'ho da analizzare che è stata una partita su equilibrio, perché questa è una buona squadra organizzata, dove abbiamo preso l'ennesimo gol su magari tiro magari apparentemente da calcio d'angolo, però il vento, visto che il vento si è portato in porta, mi dispiace per il portiere che comunque o domenica o oggi in questa occasione, perché poi un'altra occasione si è comportato, è stato sfortunato, però poi c'è da dire che nel secondo tempo penso, perché io sono sempre uno che se andate a rivedere tutte le mie interviste dalla prima, pure dall'anno scorso ad oggi, sono sempre stato molto molto coerente, ho sempre detto le cose che erano nel mio pensiero e magari condivise anche da parecchi. Oggi ho visto un secondo tempo solo Cavese,
miracolo del portiere, un portiere over, che comunque quando hai un portiere over ti regala sicuramente dei punti, non che il giovane non te li dà, ma alla lunga il giovane magari te li dà, magari qualche volta te li toglie, ma è come tutti gli altri, tutti i ruoli. E niente, c'è un rammarico perché è normale che qualcuno mi aveva chiesto, forse anche Orlando, ormai il playoff diciamo domenica scorsa erano ormai un miraggio, e io ho detto che se noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché poi alla fine così è stato, se guardiamo gli altri risultati, se oggi magari con un pizzico di fortuna come altre volte magari abbiamo avuto, e che mi è stato sempre detto che ero fortunato, potevamo ancora sperare, però oggi c'è la consapevolezza che secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo. Io voglio vedere sempre una squadra così, nel secondo tempo così cattiva, che voleva a tutti i costi rimontare la partita, però c'è sempre anche l'avversario, c'è un portiere che secondo me in almeno tre occasioni su Palumbo, su De Rosa e su chi altro più, nel secondo tempo ha fatto dei miracoli. Quindi niente, è andata così, va bene così, e penso che adesso bisognerà risolvere, per quanto riguarda la Cavese, cose più importanti. Noi abbiamo cercato di fare il meglio e cercheremo ancora di fare il meglio fino alla fine, e saluteremo con grande rispetto e con augurando un futuro più roseo alla Cavese. Sembra quasi un addio, insomma, quello che lei sta dicendo in questo momento. Ma torniamo anche allora a fare un piccolo bilancio di questa stagione sul piano squadra, sul piano tecnico. Si ritiene soddisfatto sia della posizione in classifica a questo punto tenuta dalla squadra, e sia dal gioco espresso dalla sua squadra in questo campionato? Ma io sono soddisfatto perché alla fine penso che abbiamo fatto un campionato con gli elementi che abbiamo avuto a disposizione, con il budget, con tanti giocatori che erano andati nel dimenticatoio e magari hanno avuto l'opportunità di rilanciarsi qui a Cava. Io sento parlare benissimo della Cavese dappertutto. Forse è normale che qui c'è un rammarico, magari si parla un pochettino, perché comunque tu pensi ad altre situazioni che stanno accadendo, per l'amor di Dio, è normale che ci sono i tifosi che vivono per la Cavese e si rivedono la Cavese ancora in Serie D, e è normale, questo fa male, però io fondamentalmente mi ritengo soddisfatto e ringrazio i ragazzi perché comunque hanno dato il massimo. Poi delle volte abbiamo espresso un bel gioco, delle volte magari un pochettino meno, proprio perché ci sono gli alti e bassi di una squadra non continua. E se un giocatore costa, facciamo un esempio, 70.000 euro e uno ne costa 5.000 euro l'anno, posso fare i nomi che noi abbiamo, la differenza penso che c'è. E quindi bisogna anche avere rispetto per questi ragazzi che comunque hanno messo sempre il cuore oltre l'ostacolo. Oggi hanno dato l'ennesima dimostrazione, non ci siamo riusciti, però vai in campo, magari concedi qualcosina, poi ti svegli e poi fai una prestazione del secondo tempo che penso che sia stata una prestazione positiva. Non è venuto il gol, però ci abbiamo tentato in tutti i modi, e c'è stato un portiere secondo me superlativo dall'altra parte. Buona Pasqua. Auguri a tutti, vi saluto. Una sconfitta che purtroppo chiude ogni discorso per la classifica, per quello che riguarda i playoff, ma quello che importa adesso è parlare di società, di che punto è, diciamo, il discorso societario, e lo chiediamo all'avvocato Di Pillo, che è, diciamo, in questo momento a rappresentare la società alla punta dell'iceberg. Sì, vabbè, la sconfitta di oggi
credo che ormai i playoff avevano già da qualche tempo lasciato questa città. Per quanto riguarda il discorso delle dimissioni del presidente Manna, proprio ieri a mezzanotte ci sono state queste dimissioni, l'assemblea le ha accettate. Adesso i passi successivi saranno convocare una nuova assemblea dove ci sarà l'elezione di un nuovo presidente e poi a strettissimo giro queste trattative che stiamo portando avanti per concludere e per far nascere una nuova società. Vabbè, come sempre molto diplomatico e giustamente in questo momento non si può essere troppo espliciti proprio per permettere a queste trattative sì. di andare avanti, ma rispetto a quello che si legge sui giornali, sui media, quali sono realmente le percentuali di buon successo di queste trattative? Guardi, alle vecchie se ne sono aggiunte altre tre. Okay. E io credo che con le dimissioni del presidente probabilmente già da questa mattina abbiamo ricevuto altre due o tre telefonate, tra cui telefonate anche dal nord, dal centro, quindi la Cavese su questo c'erano molte persone che forse aspettavano solo questo. Ora naturalmente l'importante sarà da parte nostra riuscire a concludere nel più breve tempo possibile, se possibile addirittura in settimana prossima. Significa questo che l'assemblea, la nuova assemblea dalla quale uscirà innanzitutto l'interlocutore di queste trattative, dunque il nuovo presidente, ci sarà brevissimo? Guardi, stiamo vedendo se sarà un presidente pro tempore oppure un commissario che sarà delegato poi alla firma per chiudere la trattativa. Ancora non abbiamo deciso quale delle due figure poter prendere in esame, però credo che sarà più un presidente pro tempore.